Da Palazzo Marina, tenente di vascello Umberto Castronovo. Mar Mediterraneo, con due interventi sanitari a favore di motopesca italiani ed attività addestrativa congiunta con il cacciatorpediniere ROX della Repubblica di Corea, continua l'impegno delle unità della Marina all'interno del dispositivo aeronavale Mare Sicuro per la tutela degli interessi nazionali, mantenendo un elevato grado di interoperabilità con le forze navali di paesi amici. Savona, archeologia subacquea in saturazione per i palombari della Marina con nave Anteo. Per acquisire nuove informazioni, reperti da un relitto francese affondato nel 1795 nella battaglia di Caponoli. Taranto, iniziano le campagne di istruzione 2018 per 125 allievi seconda classe dell'Accademia Navale e per 35 allievi marescialli che si addestrano a bordo del cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne e della goletta Palinuro. Taranto, il centro di addestramento aeronavale della Marina, celebra i suoi primi 50 anni. Uno strumento all'avanguardia per la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento dei software dedicati ai sistemi di comando e controllo delle unità navali. Catania, continua l'impegno della Marina Militare e delle altre forze armate nell'ambito della campagna antincendi boschivi. Augusta e Taranto, sono definitivamente rientrate nelle rispettive basi le navi Euro, Aviere e Driade al termine dell'ultima campagna navale prima dell'imminente radiazione dopo 30 anni al servizio del paese. Questo e tanto altro sui canali social e sul sito www.marina.difesa.it.